Bentornati con il nostro appuntamento con la santità. Oggi, 7 settembre, ricordiamo San Grato di Aosta. Ascoltiamo. San Grato fu uno dei primi evangelizzatori della Valle d'Aosta nel V secolo. A causa della scarsità di informazioni storiografiche, sono diverse le leggende che si raccontano quando si parla di San Grato. Pare che fosse stato scelto per l'episcopato direttamente dal Signore, apparso in sogno proprio al Papa. Ma non è l'unico miracolo che lo riguarda. Si parla di resurrezioni spiegabili o di campane che suonavano da sole al suo passaggio. La vicenda che più di altre però si racconta da secoli su San Grato è quella legata alla testa di San Giovanni Battista, che poi ne ha ispirato l'iconografia. Si narra che proprio San Grato ritrovò la celebre reliquia dopo essere stata nascosta da Erode. Il patrono di Aosta la scorse in fondo ad un pozzo e la nascose accuratamente per riportarla a casa con sé e donarla al Papa. Ma durante la consegna della sacra reliquia si staccò la mascella che rimase tra le sue mani. Da quel preciso istante, visto come un segno divino, gli fu accordato il permesso di portarla ad Aosta. Ancora oggi si trova all'interno della cattedrale in ricordo di quel momento. Nulla si sa a proposito della sua morte. La popolarità del culto di San Grato risale però ad alcuni secoli più tardi, collegata ad una festa che porta il suo nome, celebrata all'inizio della primavera per chiedere al santo il favore di Dio per i prossimi raccolti. La città e la diocesi di Aosta lo venerano come santo patrono e lo celebrano ogni anno il 7 settembre. San Grato, patrono di Aosta, è celebrato anche come grande traumaturgo, ma oggi lo ricordiamo anche come un santo protettore nei confronti di quelli che sono forti temporali o grandinate, che hanno potere di rovinare i raccolti e di devastare veramente l'economia di quelle regioni, regioni e persone che proprio basano la loro vita sull'agricoltura. La tecnologia ci ha fatto fare passi veramente da giganti su tante cose, ma per altre noi dobbiamo ancora constatare di essere delle piccole creature, dipendenti da altro, dipendenti da madre terra, dal vento, dalle precipitazioni, dalle piogge. E a volte quanto è necessaria una pioggia quando non ci arriva e che cosa possiamo fare noi? Possiamo pregare, possiamo affidarci al cielo e possiamo veramente gustare che c'è una provvidenza di Dio che ci sta accanto. Ritorniamo quindi a questa abitudine della creatura a volersi affidare al proprio creatore piuttosto che solo sulle proprie forze, perché sì, è vero che lavorare è qualcosa di utile, necessario e anche santo, ma questo non deve farci dimenticare che le nostre forze sono limitate e perché per quanto noi possiamo lavorare, alla fine c'è sempre un Dio che ci deve tendere la mano per benedirci e per donarci la vita. Allora anche per questo oggi ci affidiamo all'intercessione di questo santo protettore e lo invochiamo. San Grato, prega per noi.